E poi gol! Quindi Toscano lascia Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno e contatto! Sommella rivista la taglia sotto, anche sotto! Sommella! Tacco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, dribbling, chiude fatto, Sorgente! Va Carbone! Italo, Roberts vuole in avanti, Abezzone prova a girarsi, a destro! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Il match tra le cadreghe contro la nonna Tucci, prova dalla battuta subito Nasti, pallone termina alto, palla per Giuliani che con l'esterno tenta il tiro, c'è il grandissimo riflesso di Peluso e chi nega il gol, è quadrato come uno scarsone, non è male, quando venne qua l'altra volta non gioco, non conosceva nessuno. Nasti sotto porta, Nasti si gira, tenta il destro, c'è l'ottima parata di Aversa e poi non riesce il tap-in da Puzzo Senior. Calcio di punizione, va Casola con il destro, l'ottima risposta di Peluso, nega il gol del vantaggio. Ma pressate, se la via l'attaccante, dopo è una tarandella per colpa mia. Guarda una saetta imprendibile. Pasola per Gavardella, Gavardella se la porta sul mancino. Ci prova Nasti con il destro, c'è l'ottima risposta di Aversa che devia in corner. Va vicino per Casola, gira bene per Canzanella. Canzanella cerca di servire Giuliani che con il destro prova il tiro e ancora una volta Peluso chiude lo specchio di porta. Grandissime parate di Peluso. Giuliani la rimette in mezzo, parte Peluso con il mancino sotto le gambe di Aversa e sigla l'1-0 per la nonna Tuia, il portiere come Rogerio Ceni, ed è 1-0 per la nonna Tuia. Parte Canzanella, Canzanella contro l'avversario, gira bene per Giuliani, Giuliani al limite dell'aria, ancora una volta Peluso in uscita, chiude lo specchio di porta. Meno male che non c'è. No, non può giocare. Parte Giuliani sulla sinistra. Giuliani, Giuliani con l'esterno tenta il tiro. Egoista in questo frangente Giuliani. Palla per Peluso, vuole disimpegno. Palla per Faiella, poi Crasso che perde il pallone su Giuliani. Giuliani! E questa volta Peluso non può niente. E aspetta, qua. Ma è gol! Il tunnel al cavalletto. È gol, sì, è gol. Il punteggio è sull'1-1. Gol di Giuliani. Corner per la nonna tua. Va alla battuta da Puzzo che la mette fuori a cercare Nasti. Poi c'è il rinvio di piede di Aversa. Giuliani chiude tutto da Puzzo. Parte da Puzzo. Si porta la palla sul sinistro. Tenta il tiro. Grandissima conclusione. Nulla avrebbe portato da Aversa. Gavardella con il destro, c'è la deviazione di Peluso che concede il corner ma termina qui il primo tempo. Ricordiamo il punteggio è di 1-1 tra le cadreghe e la nonna Tuia. Comincia il secondo tempo tra le cadreghe contro la nonna Tuia. Ricordiamo il punteggio è di 1-1 tra le due formazioni. Subito il possesso palla per le cadreghe con Giuliani che tenta il tiro da fuori. Peluso era sulla traiettoria. Ancora Gavardella. Pallone per Alfinita che ci prova con il destro, c'è l'ottima parata ancora una volta di Peluso che toglie il pallone dal set. Dani ha fatto una parata, calcio d'angolo
per le cadreghe. Secondo tempo, come inizia? Stanno spogliando però, eh! Si stanno spogliando! La Mardella in mezzo, fra, per una volta che sei arrivato in orario! Andati a sfogliare! Giuro! Lo vedi l'altra volta Simone, fra. Palla per Canzarena, limite dell'area che ci prova col mancino! Ancora una volta Peluso! Grandissima parata! A parte che è un coglione! No, a me una cosa! Attenzione! A Canzarena, larga Giuliani, Cavardella! Se lo divora! Attenzione, ripartenza ai Nasti! Nasti cede al compagno di filato per la conclusione, l'opposizione di un avversario, allora Camardella, occhio la ripartenza, Camardella, c'è Canzanella, la sporca, non sbaglia, attenzione a destro, Aversa, la fa sua, da Puzzo, la ripartenza, cercato ancora, da Puzzo, la rete del 3-1. Nonna Toia che allunga nuovamente le distanze con da Puzzo. Palla giocata per Camardella, Camardella avanza palla al piede, Camardella prova a saltare da Puzzo, non ci casca. Gnesto. Attenzione a Nasti, la palla che esce di poco. Attenzione, buona la palla per Faiella, se lo divora Faiella, da distanza brevissima. Ma vedi. Camardella gioca un compagno. No, è segnata Juve. Aversa, buccia blu e poi da Puzzo. Non può sbagliare. Questo è grave. Te lo dico subito. E chi è sul toro? Facciamo sapere chi è sul toro. Camardella, può provare la conclusione, rientra. Vantaggio e poi il destro di Camardella, alto sopra la traversa. Grasso per Nasti, ha finita, ottima interdizione, può ripartire l'Atletico delle Cadreghe. Giuliani cerca Camardella, Camardella se lo divora, prova ad andare Casola, da Puzzo sale palla a piede, Nasti, dalla c'è l'altro da Puzzo, può firmare la tripletta, cerca questo tiro cross Nasti, manca l'incornata finale. Capi fra, la fa, sicuro. Non ha risposto perché sei risposto. Faiella, Nasti, serve da Puzzo. Sbagliato il servizio. E sul punteggio di 4-1 finisce qui la partita. Vittoria della Nonna Toia, la prima giornata di torneo. Eccoci con Peppe Peluso, finalmente ritorna alle origini per lui. Vittoria alla prima giornata in Serie B contro le Cadreghe per 4-1, una partita che avete tutto sommato dominato. Senti, oltre alla tua prestazione ottima come sempre dei pali, da registrare un'ottima punizione anche da parte tua, qual è il ruolo vero di questo Peppe Peluso allora? Portiere. Mi divertivo qua a torneo San Nazaro a giocare in attacco, però sono portiere. Senti, quest'oggi un'ottima vittoria, diciamo che all'ultima edizione, proprio nel finale, c'erano state qualche scintilla, alla fine avete deciso di fare questo torneo, qual è lo stimolo a questo punto per continuare? Tutte le partite ci mancava anche qualcuno oggi, si è visto, diciamo, però dobbiamo aggavare questa nuova squadra, diciamo che puntiamo a vincerla tutta. Senti, quale può essere l'elemento vincente per finalmente per vincere una Toia, ottima squadra che manca soltanto il titolo per voi? L'innesto di Chicco Grasso. Quest'oggi c'era, pensi a titolo definitivo quindi? Sì, sì. Va bene, ottimo così Peppe, allora complimenti a te, in bocca al lupo. Ciao. Sì, ciao.